Amici di Ranza, benvenuti ad una nuova puntata dello spazio dedicato al calcio spagnolo. Carlo Ancelotti ce l'ha fatta e alla prima occasione utile è riuscito a vincere il suo primo titolo spagnolo con il Real Madrid. Si tratta della Coppa del Re, conquistata ai danni di uno spento Barcellona per 2-1, grazie ai gol di Di Maria e alla splendida progressione di Bale, nonostante l'assenza per infortunio del suo uomo simbolo, Cristiano Ronaldo. A nulla è servito il momentaneo pareggio culé, arrivato con un colpo di testa di Bartra. Il Barcellona sembra ormai aver chiuso il suo ciclo glorioso di vittorie. Messi è la fotografia perfetta del momento della squadra. L'argentino si è dimostrato svogliato e in casa a Fulgrana c'è un'area di cambiamento, primo fra tutti il quasi certo addio a fine stagione del Tata Martino. Il Real Madrid, ancora in lizza per tutte le competizioni, ha ripreso gusto nel vincere la Coppa del Re, una vittoria che prima del 2011 con la maledizione sfatata da Mourinho non arrivava da 18 anni. In questa edizione i merengues si sono superati, lasciando inviolata la porta fino alla finale, dove Iker Casilla ha subito il suo unico gol. Veniamo ora al campionato e parliamo dell'Atletico Madrid, sempre leader della classifica della Liga. Mancano 5 finali, ha detto il Cholo Simeone, che vede più vicino il traguardo anche per il passo falso del Barcellona, che nell'ultimo turno ha perso per 1-0 contro il Granada, scivolando al terzo posto con 78 punti. Con la vittoria per 4-0 contro l'Almeria, il Real Madrid è passato al secondo posto con 79 punti, mentre l'Atletico continua a condurre con 82, dopo il 2-0 esterno sul Getafe. In questa 34esima giornata, i colchoneros sfideranno l'Elche, mentre il Barça ospiterà l'Athletic Bilbao. Non giocherà invece il Real Madrid, per recuperare in vista della semifinale di Champions. L'incontro con il Valladolid slitterà al 7 maggio. E veniamo ora proprio alla Champions League, in una settimana infuocata in cui si disputerà l'andata delle semifinali. Si comincia subito dall'Atletico Madrid-Chelsea al Calderon, con gli uomini di Simeone che hanno conquistato le semifinali dopo 40 anni. L'unica squadra delle quattro a non aver mai conquistato il titolo ha eliminato il Barcellona e ora se la vedrà con Mourinho, che visiterà l'altra sponda di Madrid e con l'atteso ritorno dell'idolo locale, Fernando Torres. Il Real Madrid ospiterà al Bernabéu il vecchio nemico Pep Guardiola, anima del Barça e ora tecnico del Bayern Monaco. Dopo aver eliminato a fatica il Borussia Dortmund, un'altra tedesca per i Blancos, che in caso di accesso alla finale si troverebbero a poter disputare un nuovo derby stagionale, sarebbe il quinto contro l'Atletico, o scontrarsi con il grande ex José Mourinho. Prima di chiudere, un breve appunto sull'Europa League, che oltre a Juventus-Benfica propone anche la sfida tutta spagnola tra Valencia e Siviglia. Per oggi è tutto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Valentina Porcu.